Ma guardi, cercare di capire le cause di questa crisi generalizzata non mi sembra sia populismo, ma sembra una cosa molto razionale. Dopo l'esplosione dello Shuttle Challenger negli Stati Uniti ci fu un'inchiesta capitanata dal premio Nobel per la fisica Feynman che trovò le cause e i responsabili di questo disastro. A me sembra sia sacrosanto fare altrettanto in Italia, senza appunto nessuna gogna mediatica, senza rivelazioni di nomi selettiva in qualche modo, ma con un'indagine seria sulle responsabilità e anche sulle non responsabilità, perché ricordiamoci che c'è stata una crisi economica diffusa, quindi che ci fossero delle perdite nelle banche era da aspettarsi. Che ci fossero così elevate, questo no, bisognerebbe capire perché e quali errori sono stati fatti da entrambi i lati e anche dal punto di vista della supervisione. C'è il rischio però con la lista, secondo lei, di mettere tutta l'attenzione e il peso appunto sulle imprese e invece di, in un certo senso, di giustificare o di così, rendere innocenti i manager e le banche in qualche modo e poi penalizzare le banche perché a quel punto magari le imprese possono avere più problemi, insomma, si può scoraggiare il credito da una parte e dall'altra? Prima di tutto, secondo me, fallire non è un crimine se uno fallisce per questioni economiche. Se invece uno lo fa strategicamente, quello sì. Quindi il fatto che uno sia un creditore insolvente non vuol dire necessariamente che sia un criminale. Questo bisogna dirlo chiaramente. Però, secondo me, una trasparenza è utile. È utile perché ci sono sospetti che questi prestiti sono stati fatti agli amici. Quindi non c'è migliore soluzione che una trasparenza in cui questi nomi vengano pubblicati e se uno non ha niente da vergognarsi, non vedo perché io non mi vergogno di dire che ho un mutuo sulla mia casa, che lo guardino e lo vedano. È lo stesso per un imprenditore che è molto facoltoso, ha una grande impresa, ha dei grossi prestiti, ci sta. Che magari l'impresa possa andare male, ci può stare anche, se però i prestiti dall'inizio sono eccessivi e soprattutto le persone sanno che questa persona invece di restituire i soldi si è portati da qualche altra parte, allora questo mi sembra giusto anche metterlo in evidenza. Certo. Ma ovviamente il problema da tutti e due, se il prestito è stato fatto male, non è sicuramente la principale colpa di chi l'ha ricevuto, è la principale colpa di chi l'ha dato, quindi è la principale colpa del banchiere. Però come facciamo a sapere velocemente quali prezzi sono stati fatti male e quali bene? La mia prima preferenza è una commissione d'inchiesta. Dopodiché, però, velocemente l'unica cosa che si può fare è una lista dei nomi senza necessariamente puntare al dito che chi non ha restituito tutti i soldi è un criminale, però capire se questi prezzi sono stati fatti a delle imprese solide che hanno avuto sfortuna o sono stati fatti malamente agli amici.